Questo servizio è offerto da Etnabus Travel di Pappalardo Alfio in Piazza del Popolo 11 a Pedara e da Supermercati Crai in via Papa Giovanni I e in via Eugenio Montale a Pedara. Amici sportivi del torneo cittadino di Pedara, buonasera a tutti da Francesco Casici. Scendono in campo Acqua Design e Termo Profili, partita che vale molto la qualificazione di entrambe le squadre, ancora in bilico tanto per l'Acqua Design, 8 punti e una partita però da recuperare contro la Nice Bar quando sarà domenica, sempre di questa settimana. Termo Profili invece, che ha quota 6 punti, non è ancora sicura di qualificarsi, servono 3 punti per avere anche la matematica dalla propria. Diamo lettura delle formazioni: Termo Profili, allenatore Francesco Caruso, il portiere Mikai Emanuele Radu, numero 2 Carmelo Bianchetti, 4 Alfio Moschetto, 5 Alfio Zappalà, numero 7 Salvo Grasso, numero 9 Alessandro Pappalardo, il capitano è Gaetano Pappalardo, numero 10, poi numero 11 Luis Orlando Gavilar Amador, numero 20 Angelo Caruso, numero 25 Pietro Merlino, con in panchina Gabriele Gennaro, Salvatore Magri, Giuseppe Moschetto, Alfio Pappalardo, Igor Belnome e Francesco Fascetto. Risponde invece l'Acqua Design con Claudio Vita tra i pali, numero 2 Sergio Carastro, 3 Angelo Ricobene, 4 Vito Cantone, 6 Roberto Carciola, 8 Mirko Stanco, numero 10 Alessandro Finocchiaro, numero 19 Salvatore Rabuazzo, numero 33 Luca Di Giorgi e numero 37 Salvatore Borzì, con in panchina a disposizione di Sambataro, numero 5 Roberto Cristaldi, 7 Michele D'Agata, numero 9 Paolo Cannova, numero 13 Salvatore Tomaselli, 11 Rosario Raciti e numero 99 Giampiero Laudani. Questo per dirvi che sta per iniziare la settima ed ultima giornata, quindi una regular season che andrà gioco forza alla Nice Bar, vincitrice del girone, quindi sicura semifinalista, da capire quale sarà la seconda e da capire soprattutto chi farà compagnia nel lotto delle eliminate allo Zappino Team, se quindi sarà la revisione Pappalardo o a sorpresa proprio la Termo Profili. Inizia la partita con il primo pallone giocato dalla Acqua Design in maglia verde, Sergio Carastro, poi lancio lungo, posizione regolare, giudicata regolare, e allora il passaggio poi per la conclusione del numero 6 Roberto Carciola, che fallisce dopo un minuto e pochi secondi il punto dell'1-0. Pallone scaricato per Angelo Caruso, poi lancio lungo, ancora Carastro, attenzione Radu, stavolta nella terra di nessuno, ma Carastro fallisce, Sergio Carastro, il gol del possibile 1-0 della seconda palla, gol interessante per l'Acqua Design, stavolta al quarto minuto con Carciola, poi Gaetano Pappalardo, attenzione perché Moschetto in posizione regolare, ma Claudio Vita addirittura con la testa. Entra nel rigore il numero 33, ancora il primo dribbling ok, il secondo quasi casuale, calcia Di Giorgi, stavolta Radu non benissimo, ma spreca malamente il numero 2 Sergio Carastro, si può parlare di gol fallito clamorosamente Di Giorgi. Il pallone è giocato poi a quel punto per il compagno di reparto che vede Carastro, Calastro, ancora grande opportunità per lui e stavolta non fallisce alla quarta opportunità da rete. Il numero 2 Sergio Carastro fulmina Radu, c'è anche un cartellino giallo destinato al difensore della Termo Profili che lamenta una posizione di fuorigioco che in realtà non viene convalidata dal direttore di gara. Al 17esimo minuto quindi cambia il parziale, Acqua Design 1 Termo Profili 0, il gol del numero 2 Carastro. Diverse buone opportunità per la formazione in maglia verde allenata da Sambataro, con la Termo Profili che nella parte finale di primo tempo ha dimostrato di poter anche rimontare, ma al momento è troppo poco. Vedremo nei secondi 35 di gioco cosa succederà. Intanto Pappalardo, l'ottima giocata verso Alessandro Pappalardo, la parata di Claudio Vita e la risposta quindi dopo 40 secondi al primo tiro della Termo Profili, marcato addirittura da due uomini, poi il numero 10 però è bravo a inseguirlo, attenzione perché c'è il fallo, direi anche abbastanza veniale e inutile da parte di Salvatore Borzì, calcio di rigore, c'è anche il cartellino giallo estratto al numero 37. Parte Fascetto con conclusione, spiazzato il portiere Vita che aveva preferito comunque il lato sinistro. Termo Profili che rimonta la partita 1-1 quindi. Tanto Gaetano Pappalardo, buona la finta, può anche calciare col sinistro, va col destro invece, voleva l'Eurogol il numero 10,
di termoprofili. Raccolto ancora dal numero 10, finta, primo dribbling, qui c'è il calcio di punizione, fallo netto e ancora proteste, sono assolutamente ingenerose perché Gaetano Pappalardo è stato murato, parte Fascetto con il sinistro, conclusione ed è il gol del 2-1, Fascetto porta a 2 le marcature della termoprofili, Fascetto il suo secondo gettone di presenza, stanco, allarga il gioco a destra, traversone, perfino Chiaro ed è un gran gol, toglie sempre le castagne del fuoco all'Acqua Design, davvero grande impatto col torneo cittadino di Pedara, stanco, va col destro ed è il gol che potrebbe dare la vittoria all'Acqua Design, conclusione di Mirko Stanco che batte Emanuele Radu e l'Acqua Design quindi ritorna in vantaggio. C'è il triplice fischio di chiusura, quindi l'Acqua Design vince in rimonta 3-2, sale a quota 11 punti, lasciando la termoprofili invece a 6 punti e con il magone dell'eliminazione. Se la Revisioni Pappalardo battesse nella settima giornata di campionato le giovani promesse, che sono però secondi in classifica. Da Francesco Casici è tutto, inizia la settima giornata di campionato, arrivederci a domani per il proseguo al campo di Via Stella per la 40ª edizione del torneo cittadino di Pedara. Sì, è stata una partita abbastanza pesante sia in campo che fuori e purtroppo sono quelle partite che dispiacciono per come vanno a finire, è una partita molto sofferta e poi siamo usciti con una vittoria. La rete di Finocchiaro, il gol di Carastro, però avete giocato a intermittenza, ecco, ti sai spiegare il motivo? Sì, perché eravamo mal sistemati in campo, eravamo ognuno messi diciamo un po' a scacchi, diciamo. Non eravamo messi bene, poi comunque abbiamo trovato la posizione in campo e poi il 3-2 è arrivato. Ti ha battuta con questa vittoria, potete ancora ambire al secondo posto, ci credete? Noi ci crediamo, speriamo, dove arriviamo mettiamo un punto.